Buonasera pubblico di Onda TV, anche questa sera il nostro speciale è dedicato all'incendio del Morrone e all'emergenza incendi in Valle Peligna e ne parliamo con il sindaco di Pacendro Guido Angelilli. Buonasera, benvenuto nei nostri studi. Buonasera, grazie. Allora, come al solito partiamo dall'inizio, da questa maledetta data del 19 agosto, perché l'incendio a Monte Mileto è partito prima di quello del Morrone, e subito un argomento è venuto fuori. La gestione dell'emergenza con la viabilità, la strada 487 è stata necessaria, non un'ordinanza, ma insomma, diciamo, il via libera del sindaco per poi permettere ai mezzi di salire. Ecco, che momenti sono stati quelli? Quanta concitazione c'è stata? Beh, conciliazione ce n'era, però tutto sommato abbiamo mantenuto la calma nella consapevolezza che comunque avremmo risolto. In quel giorno sono arrivati sui pompieri, avevamo questa difficoltà oggettiva dell'ordinanza di chiusura della provincia della 487 che ormai è lì da 4 anni. Bisognava comunque portare i primi soccorsi anche eventualmente a chi fosse stato vicino all'incendio, e quindi solo per i mezzi di soccorso sono stati rimossi i massi. E adesso provvederemo alla chiusura non appena il COM sarà definitivamente chiuso e sarà passato completamente l'emergenza. Senta, sindaco nelle forze dell'ordine, lei ha avuto, diciamo, facilitazioni nell'attivare la macchina organizzativa, oppure ci sono stati dei momenti dove lei ha alzato la voce, anche ai suoi social, no? Sono stati dei momenti dove effettivamente si è chiesto uno sforzo in più allo Stato? Io devo dire, da uomo di istituzioni quali sono, che la risposta è stata pronta. Esistono poi delle procedure che non facilitano, però è facile parlare Certo. da seduti a casa, riflettendo a caldo. Lì sono dei momenti in cui le situazioni si vivono e bisogna agire. Io posso soltanto dire che di aver visto il fuoco da Pacentro intorno alle 11:30. Quindi subito abbiamo 11 e mezzo, mezzogiorno meno un quarto. Abbiamo avvisato il 115 e alle 14:15 c'è stato il primo Canadair. I tempi, se sono stretti, se sono larghi, non lo so, non lo so. Però tutto sommato 2 ore per attivare una procedura non mi sembra lunghissimo. Poi, certo, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, sono tante le cose che si potevano fare, però nel complesso credo che l'azione sia stata corale e ci sia stato uno sforzo enorme, poi soprattutto nei giorni successivi, da parte di tutta la macchina. Ecco, diciamo, qual è il riflesso positivo? Pacentro, durante la gestione di questa grandissima emergenza, il disastro ambientale sul Morrone, non ha perso la vita sociale, con le manifestazioni, con il tradizionale appuntamento, ormai intriso di storia, della Corsa degli Zingari. Ecco, come queste due cose si sono conciliate, sono andate insieme? Abbiamo cercato di tenere separate le due cose per quanto possibile, considerando che l'incendio era veramente a ridosso del paese, quindi alcune serate sono state drammatiche e sono state anche drammatiche quando abbiamo constatato i fuochi, vedevamo i fuochi da Sulmona che sembravano li avessimo proprio sotto casa. Però la macchina dei soccorsi e l'organizzazione tutta per lo spegnimento dell'incendio ci stavano i volontari, ci stavano tutte le persone del comune, dell'amministrazione, i vigili del fuoco, insomma, stavano lavorando per l'incendio. Non sembrava opportuno mutilare in qualche modo l'estate pacentrana, che quest'anno tra l'altro aveva anche un grosso evento di rientro da parte dei nostri paesani all'estero. Quindi ci siamo sforzati per cercare di mantenere le due cose, anche per dare un segnale a chi ha acceso quel fuoco che noi non ci pieghiamo, andiamo avanti con forza con la testa alta. Loro non ci fermeranno con queste bassezze, insomma. Ecco, che cosa pensa lei su questo incendio, pensando a chi ci possa essere dietro, a che tipo di disegno, no, si possa celare dietro questo disastro? Abbiamo riflettuto a lungo su quali potessero essere le cause che hanno scatenato questo incendio e in realtà io non sono in grado di dire chi ha mosso la mano per appiccare il fuoco al nostro patrimonio naturale, che è l'unica cosa nostra che abbiamo, l'unica vera ricchezza che abbiamo. Sicuramente un folle e un criminale, questo è certo. Sono tante le ipotesi che possono mettersi in campo. E so che gli inquirenti le stanno valutando tutte quante, non stanno trascurando nulla,
e io mi affido proprio a loro perché confido nella magistratura e soprattutto nella polizia giudiziaria. Ecco, allora, nella fase, diciamo, dell'emergenza, appena c'è stato anche l'incendio sulla parte sulmonese del Morrone, lei si è presentato al COC di Sulmona, il centro operativo comunale, e quindi che tipo di rapporto è nato con gli altri sindaci, con le altre municipalità e come fare per non perderlo? Perché effettivamente una coesione, un'unità, quanto pare c'è stata. Sì, c'è stata una forte coesione. Io credo che ogni persona, quindi ogni sindaco, ha delle idee politiche che possono divergere l'uno dalle altre. Ed è così, è guai se non fosse così. Però è altrettanto vero che nei momenti in cui c'è la necessità, bisogna mettersi a servizio e confermare quel servizio che abbiamo nei confronti del nostro popolo e dei nostri cittadini. Quindi è necessaria la coesione, solo con la coesione si riescono a superare dei momenti difficili. Nel momento storico che abbiamo passato, appena passato alle nostre spalle, c'è stata una fortissima coesione, la collaborazione con tutti i colleghi sindaci è stata al massimo, anche solidarietà. Nei primi giorni mi hanno chiamato tutti quanti i colleghi che non erano interessati e che poi, ahimè, lo sono stati, per accertarsi se avessi bisogno o se non avessi bisogno. Devo dire che in Valle Peligna, al di là di tutto, c'è questa coesione. Io spero che riusciamo a mantenerla per il futuro e per il bene della Valle Peligna, anche nel futuro. Quando non ci sarà più questa emergenza, perché comunque dobbiamo anche imparare a vivere non solo nell'emergenza, ma soprattutto nell'ordinarietà, per guardare avanti, per fare delle progettazioni, per investire nella crescita di questa valle che ne ha tanto bisogno. Ecco, a tal proposito, lei come immagina questa fase 2, cioè la fase del post-incendio, con la messa in sicurezza delle aree colpite, soprattutto con la prevenzione, perché da questo punto di vista poi si sono accesi vari dibattiti? Beh, guardi, innanzitutto ci siamo già attivati con gli altri colleghi per lo stato di calamità, questo è un fatto noto e a breve verrà, spero, deliberato. Per quanto riguarda i danni, abbiamo proprio l'altra sera fatto una riunione al COM con altri colleghi, il sindaco di Sulmona, diciamo, si sta occupando di essere un po' capofila del territorio come deve essere perché Sulmona è la città più grande. Abbiamo chiesto quindi di fare degli interventi per la valutazione anche dei rischi che verranno adesso con le prime piogge e con le prime nevi perché l'incendio sicuramente avrà portato degli scompensi a livello idrogeologico che si Certo. potranno verificare. Abbiamo chiesto l'intervento quindi della regione ancora con i geologi e l'università per studiare e capire bene come intervenire nelle prime fasi. E il ragionamento dovrà essere portato avanti anche nel periodo successivo, insomma. Quindi aspettiamo adesso di capire cosa succede, so che stanno già iniziando a lavorare. Allora, per chiudere, alla fine dell'emergenza, conti fatti, a chi dire grazie per tutto il lavoro che c'è stato dietro a gestire una macchina organizzativa e a spegnere un incendio di così grandi dimensioni, tenendo conto poi anche degli incendi che si sono divampati nelle altre zone della Valle Peligna, e chi invece il grazie non se lo merita. Io innanzitutto direi grazie a tutti i cittadini che hanno avuto la pazienza e la voglia e hanno creduto nelle istituzioni, perché a fianco a tanti che hanno fatto tante critiche, a volte secondo me anche ingiustificate o magari non conoscendo bene la questione, no? Perché poi le cose a volte sono molto più complesse di quelle che possono apparire. E quindi un grazie innanzitutto ai cittadini e poi devo dire a tutte le istituzioni che si sono adoperate, a partire dai volontari. Sia volontari della protezione civile che volontari laici, perché volontario laico, per quanto l'uso sia stato limitato per ovvi motivi, comprensibili se uno ci ragiona a Certo. fondo, però il volontario dimostra come ci sia un legame, un attaccamento al territorio. E poi un grazie anche a tutti i colleghi sindaci e all'amministrazione che si sono impegnate e si sono messe in prima linea. Ovviamente. Quando parlo di istituzioni, io grazie sicuramente ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali, ai Carabinieri, alla Polizia, alla Guardia di Finanza, a tutti coloro che hanno comunque preso parte a questa vicenda che ha coinvolto l'intera macchina amministrativa dell'apparato locale e anche provinciale e regionale. Ecco, solo un'ultimissima domanda, poi davvero la lasciamo andare, perché sappiamo che
c'è un tavolo convocato per il prossimo 13 settembre, subito si è cominciato a parlare di aiutare la natura a non ricostruire i boschi, quindi il rimboschimento. Secondo lei bisogna agire su questo fronte o la precedenza va data alla messa in sicurezza delle aree colpite? Decisamente va data la messa in sicurezza. Per quanto riguarda il rimboschimento, le modalità, io non sono un tecnico, sono un amministratore e mi piace far fare le cose tecnici, quindi ritengo che anche il Parco della Maiella, in questo caso specifico, debba svolgere il ruolo che gli Compete. compete, cioè capire poi se effettivamente l'attività da fare debba essere quella del rimboschimento, ovvero qualche altra attività. Non sta a me deciderlo e mi rimetto a chi questo lavoro lo sa fare. Va bene, allora noi questa sera chiudiamo anche l'intervista con il sindaco di Pacentro Guido Angeliti, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro e grazie al nostro pubblico, buon proseguimento di serata su Onda TV.